Ciao amici, siamo ritornati in un nuovo video, precisamente in una reaction. Wagyu reaction nuova, non su TikTok, non su Instagram, non su Facebook. Reaction, sapete su cosa? Sulla nuova piattaforma lanciata da Instagram che si chiama... un secondo. Threads. E Wagyu, cioè, su questa applicazione veramente succede il panico. E molti lo stanno paragonando ad un OnlyFans gratuito, perché realmente si vedono cose sconvolgenti. Ma lasciate un bel mi piace per passare un ottimo Natale, Capodanno, qualsiasi festività stia arrivando in questo momento. E iscrivetevi per essere fortunati nel 2024. Ma ora Wagyu, cuffietta messa, ed entriamo in un mondo dove è tutto mistico, dove si possono rispondere ai commenti con gli audio, dove c'è tutto, Wagyu. Questo mondo è molto divertente. E subito siamo nell'home page principale dove, Wagyu... yeah, ragazzi, io devo censurare. Entri in bagno e mi trovi così, cosa fai? Wagyu, ma non ce la faccio. Io, la cosa più divertente che ho in testo. Mauro, andiamo nella sezione commenti, 518 risposte e 146 mi piace, dove ci sono molte offese, urlo, la polizia, buona scelta, te spara, Paolo Bonolis, meme. E comunque è un mondo che è molto più stupido degli altri social, ovviamente a livello estremo, ed è quasi anche come se fosse il sostituto di Twitter, X, non so come si chiama, cioè, boh. O panica. Continuiamo nella nostra home page e c'è un King Ash che scrive: il professore della casa di carta mi ha chiesto la foto del retro della mia carta di credito. Che grande uomo, gliel'ho mandata subito. Grande King, hai fatto benissimo. Oppure va giù questa foto, che anche questa devo per forza censurare, con scritto panettone o pandoro, e c'è una tipa va messa in posizione, avete capito? Con 1095 risposte e 424 mi piace. Un momento epocale. Deve mettermi a gamba all'aria, alla pecorina, in tutte le posizioni del Kama Sutra. Non ci credo, Wagyu, questo è un audio del grande Rosario Muniz. Wagyu, Rosario Muniz, ma lo conoscete Rosario Muniz? Wagyu, ma di cosa stiamo parlando? Wagyu, qua è il meme assurdo. No, comunque un altro audio lo voglio ascoltare. Oh, sorella, mi sento in dovere di consigliarti un detergente intimo, comunque un bagno schiuma per pelli sensibili. Ho visto che hai qualche brufoletto sul culetto. Devi tenere la tua pelle, è importante, mi raccomando, fai skincare. Mamma mia, Wagyu, che spettacolo, io non ce la posso fare più. Ah, in tutto ciò, Wagyu, questo è il mio profilo, ve lo faccio vedere. Questo è il mio profilo. E seguitemi, Wagyu, cioè mi dovete seguire perché siamo 192, guys, siamo un po', Wagyu. Oppure all'improvviso partono meme del genere come: sapete dirmi chi è? E lo di, però sotto c'è un King Ash che risponde con... Justin Bieber. Ed è giusto che sia così, Wagyu, ma è giusto, è giustissimo. Ad esempio, questa è una foto che a me diverte tantissimo, dove c'è Cristiano, il fratello di Shale Boom, che dice: attimi prima del disastro, cosa ha detto la persona a destra dopo la papera di Meret? Wagyu, scrivetelo, perché qua è proprio quella frase. Meret, ma che cavolo capite? Ma vattene via da Napoli, va! La cosa bella del fatto che tu puoi commentare con i vocali è che su alcuni profili si crea il devasto, come per esempio questo qua di Giorgia Meloni. Quindi prendiamo un post, due post, tipo questo qua. Da oggi potete seguire i miei aggiornamenti anche su Threads. Quindi ci sono 13.770 risposte, voglio. Combattenti di terra. Posso andarmene? Mare dell'aria. Posso andarmene? Posso? Camicie nere della rivoluzione. Fermo l'audio per evitare danni, ma penso abbiate capito chi sia il tipo in questione. Il tipo, mo, il tipo è sto pezzo di... Wagyu, questo mi ha sconvolto. Questo... mi ha sorpreso. Un applauso a Narnia. Babbuna. È come questo, tanti altri che non so che dire, ma uno dei profili più attaccati, Wagyu, è quello della povera Elisa Esposito. Siamo sul profilo di Elisa Esposito, una delle più attaccate su questo Threads. E prendiamo un post a caso, ne mette infiniti, Wagyu, proprio infiniti.
a caso, io a caso, perché qua veramente si può andare a caso. Ecco qua. Io non copierò mai quelli che abbiamo del tè alla pesca. Allora, qua già stiamo sbagliando, perché il tè alla pesca è il tè alla pesca. Poi, voglio, non mi dite niente. Il tè al limone lo bevo, ma il tè alla pesca è superiore. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. 2000 risposte, 6900 mi piace. Non bestemmiamo. Ok, ok, non bestemmiamo. Io non bestemmiamo. Beviti il tè, stai zitta, porco Dio. Allora sì, ci sei stato un po' cattivo, eh. Se ti arriva la querela, sei stato un po' cattivo, bro. Boh, baby, bah. Giocherino, hai una leggenda. Un'altra cosa molto scioccante che ho trovato è questa ragazza, It's Viola Kami, che non penso faccia sempre cose molto utili nella vita, ma sicuramente guadagnerà più di me, voglio, perché su questo è poco ma è sicuro. Dove scrive: ho fame e vado di fretta, buon pranzo. Mia sorella, ma tu hai fatto un casino, ma che ti nota panza? Vabbè, se sei di fretta, mo, consiglio mio, poi fa quello che vuoi tu. Intorzati la pasta in canna e poi non te la lasci. Tengo sto fatto qua, l'ho preso da Tigotà, sono tipo salviette deodorante unisex, Speedy Care. E costano tipo 1,50€, tu passa salviottino. E esci, che cazzo ti bagni i capelli? Sasi, è zino pazzo. Sasi ha deciso di distruggerla così. Grande Sasi. Raga, avete capito che questo social è un po' il peggio del peggio del peggio che possa mai esistere. Dopo TikTok è arrivata la merda più grande del mondo. Seguitemi su Instagram, YouTube, Facebook, qualsiasi piattaforma possibile e immaginabile. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Raggiungiamo almeno 200 mi piace per un video del genere. Dai, 200 ci può stare. Un bacio e al prossimo video.